Buongiorno ragazzi, il postino è arrivato, un pacco Amazon pur è arrivato puntuale. Ora vediamo, senza rompere niente, di aprire il pacco. Lo giro perché qua si mostra, si vede il mio indirizzo. Non so se vedete, Carabiner 98 Kurz, in lingua tedesca, descrizione in lingua tedesca, un plate in metallo smaltato, fori per appenderlo ai quattro lati. Qui sono disegni di d'epoca, guardate, riprese da illustrazioni d'epoca o forse fatte sullo stile dell'epoca, dello spaccato del fucile K98. Ecco, cerco di farvi vedere, scusate, ma devo partire a breve, quindi non ho tempo per fare tante illuminazioni. Ecco, presa calibro 7,92x57. Finte notare, non so se si vede, qui ci sono dei piccoli segni, ombreggiature, c'è un invecchiamento artificiale, è nuovo, è sigillato in una busta di plastica, quindi è nuovo, però ha delle finta ruggine qui, guardate, come se fosse stata esposta agli agenti atmosferici. E ecco qui la nostra prima targa, trovata su Amazon per caso. Seconda targa, metallo, giriamo, Kalashnikov AK-47, va bene, i puristi dicono che si chiama AK e basta, oppure AKM, però questo è scritto, sto cercando di farvi dare un'inquadratura migliore, ma non ci riesco bene, ecco qua, forse così, ecco. Ecco anche qua, guardate bene, qui abbiamo anche qua uno spaccato dell'arma del Kalashnikov in basso, in alto una foto, un disegno intero, il disegno delle giberne, tra l'altro una giberna come questa ce l'ho, disegno degli accessori, dell'oliatore, del kit di pulizia, scritte in cirillico, quindi non mi chiedete che cosa voglia dire, che cosa vogliono dire. Ecco, qui c'è una piccola leggenda, anche questa presenta la finta ruggine, ombreggiature, aloni sul corpo, qui sulle macchie qua, che non sono proprio finte, eh? Non è che è rovinato, assolutamente no. D'altronde è sigillato anche questo. Ed ecco qui la seconda targa. Ce n'erano anche altre, ma sulle armi vere e proprie vi faccio, visto che ho trovato inquadratura, vi faccio rivedere bene la targa del Mauser. Per il momento sulle armi lunghe ho trovato solo questo, poi ce n'erano anche altre con stemmi commemorativi. Ecco qua, le mie due targhe, circa 9 euro l'una, sì, ci può stare, prodotti, oggetti nuovi, fatti insomma, ti fanno pagare per le vecchie targhe d'epoca molto di più, e per oggetti rovinati. Ecco qui, notate bene, c'è un bordo esterno, un foglio esterno che è in polietilene stampato in qualche materia plastica, che viene piegato sopra la lamiera di supporto. Qui le scritte sono in tedesco, quindi l'ho preso da un rivenditore tedesco, non direttamente su Amazon, ma si compra sul sito Amazon. Ecco qua, un piccolo breve sguardo ancora.
perché poi devo chiudere il video, cioè, ho fretta, mi spiace. Ecco, a voi. Per oggi è tutto.